Terzo taglio del nastro per l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che sabato scorso, nel tardo pomeriggio, ha ospitato la mostra dal titolo Il mio mondo a colori. Sede dell'esposizione i locali della Darsena Borghese di Fano, in via Nazario Sauro. Questa volta ad essere il protagonista il pittore, scultore ed ebanista Michele Gaggiano, ex insegnante del liceo Mengaroni di Pesaro, che con la sua pittura e le sue sculture ha vivacizzato e colorato l'ambiente, creando un'atmosfera e un'energia unica. Michele, durante il lockdown lei ha tirato fuori tutta la sua energia, infatti alle sue spalle possiamo vedere già un risultato. Sì. Difatti quel periodo lì, che è stato il periodo brutto della nostra vita, io sentivo nei primi periodi, all'inizio del primo periodo, una certa tristezza, una malinconia, penso come tutti gli altri, e da lì ho incominciato a tirare un po' fuori l'energia che aveva dentro, ma era per sopravvivere. Ho iniziato così a tirare fuori questa energia con i colori e con il legno, facendo delle sculture in legno colorate e anche illuminate da LED, perché la luce con il legno colorato mi dava questa forma di positività dell'oggetto. Studiavo la forma e gli davo l'anima con le luci, chiaramente. Lei è un poliedrico per eccellenza, i colori, ha detto, sono fondamentali, infatti lei usa tutti i colori. Sì, io sono poliedrico perché adopero non solo tutti i colori, ma anche materiali diversi. Lavoro il plexiglass, lavoro il metallo, lavoro il legno, lavoro un po' di tutto, gesso, scagliola, quello che capita. Anche il marmo di Carrara e in più il corian. Questo è un corian, per esempio, sì. E allora scolpisco plexiglass a blocchi per avere la trasparenza, la tridimensionalità dell'oggetto, e li illumino con i LED, così danno un'armonia nell'insieme. Che tecnica usa? Ah, la tecnica che adopero adesso è una tecnica mista. C'è anche l'olio, ma in genere è acrilico. Acrilico, addirittura qualche volta tempera con delle preparazioni di colle speciali. Non solo quadri, anche sculture. Le sculture invece sono in legno massello abete, ok, testurizzati con dei strumenti che mi sono creati anch'io, e quindi questo mi danno la possibilità di andare avanti su quello che è la forma e sull'effetto estetico, questi effetti di texture. Grande soddisfazione per l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia della sezione di Fano, reduci del successo riscontrato la settimana precedente. Continuiamo le nostre iniziative volte principalmente a fare in modo che la Darsena sia usufruibile dalla maggior parte dei nostri concittadini. Abbiamo piacere che sia aperta, che sia gestita bene come facciamo, la gestiamo bene, con mostre continue. Infatti adesso abbiamo questa mostra di pittura, faremo seguito con altre due mostre, poi durante l'estate avremo conferenze e filmati, tutto nell'ottica dell'apertura della Darsena il maggior tempo possibile. Il nostro scopo è questo. Fino a quando è possibile visitare questa mostra? Dal giorno 1 al giorno 9, con orari 18-21.